Presentata la stagione teatrale 2019-2020 del Comune di Grosseto, un'offerta ricchissima tra spettacoli di prosa, laboratori e incontri con gli attori. Intera stagione realizzata con la Fondazione Toscana Spettacolo e al Comune di Grosseto e Rosario Coppolino, consulente artistico. Dunque il teatro che diventa momento di riflessione, approfondimento, studio e crescita, ma anche svago e divertimento. Una collaborazione a 360 gradi che porta, sta portando e porterà dei risultati importanti per il teatro, per la cultura del teatro, per far conoscere il teatro alla nostra, sempre di più ai nostri giovani, anche attraverso laboratori che saranno sviluppati lungo tutto l'arco della stagione teatrale, che appunto coinvolgerà i più giovani negli aspetti che riguardano il teatro, non solo lo spettacolo ma anche tutto ciò che c'è prima e dietro e durante lo spettacolo. Quest'anno fra l'altro abbiamo introdotto anche alcune novità, intanto il nuovo logo. Quest'anno daremo la possibilità al pubblico di votare, di dire se gli è piaciuto o non gli è piaciuto lo spettacolo, e questo è un feedback che per noi è importante. Abbiamo messo in campo anche collaborazioni con la Biblioteca Cagliana, teniamo un'attenzione sui più giovani anche per quanto riguarda i biglietti, che comunque sono calmierati. Entriamo nel dettaglio degli spettacoli, che cosa vedranno i grossetani? Tanta qualità, un teatro popolare, pop in senso popolare, in senso di affezione al pubblico, di attori di grande importanza, testi di grande importanza per il pubblico. Si apre con L'attimo fuggente, Quattro e Bassi, e poi si va avanti con una serie anche di progetti molto interessanti. Ci sarà il progetto Coban Calling di Zero Calcare, che è uno dei maggiori fumettisti italiani. Silvio Orlando con Si nota all'imbrunire, con la regia di Lucia Calamaro. Ci sarà la Angela Finocchiaro e anche Rocco Papaleo con Cost to Cost. Alessandro Benvenuto, il suo cavallo di battaglia, che è di scena. Ci saranno la Cucinotta, che torna a fare teatro insieme con la Belvedere e la Andreozzi, con una commedia Figlia di Eva molto leggera ma molto divertente. Un appuntamento, quello della stagione teatrale di Grosseto, a cui tiene molto Fondazione Toscana Spettacolo. Ci tiene moltissimo, perché il progetto culturale negli ultimi anni sta ottenendo dei risultati molto importanti, non solo in termini di presenze ma anche in termini di apprezzamento.